Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui anche con Dani Mercurio. Ciao. Oggi vi faremo vedere tutti i nostri giochi del Nintendo e PlayStation 3. Però ovviamente lasciamo i più belli. Ecco, già ce lo stavamo scordando un gioco. Benissimo, iniziamo con quelli del Nintendo. Il primo è questo, l'era glaciale. L'era glaciale. Vabbè, perché quando eravamo piccoli ci giocavamo ogni santo giorno. Poi, però adesso l'abbiamo finita e non ci piace più. E poi, Chronostone Fiamma, che è un gioco molto bello, anche perché è di calcio. All'inizio l'unico che ce l'aveva era un mio amico. Non proprio all'inizio dei tempi, proprio di quelli che conoscevo io ce n'aveva solo un mio amico. Adesso ce l'abbiamo quasi tutti, tranne due miei amici. Tre. E E il anche tuo voi. fratello. Ma se tu c'è Chronostone tuono. Diverso E da poi fiamma. abbiamo Chronostones tuono. È mio. È di Dani Mercurio. Ecco. Questo è anche molto bello, anche è la stessa cosa di Fiamma. Ecco qua. E questi due e tre sono fuori. Andiamo a questi. Questo non c'entra niente. Allora, Inazuma Eleven Go Luce. All'inizio volevamo anche Ombra, ma ha rinunciato appena è uscito Tuono. Ha rinunciato subito. Ha detto: voglio Chronostone Tuono. Vabbè, io ho comprato Go Luce proprio quando era uscito Tuono e Fiamma. Bene, in questo gioco è lo stesso, soltanto che mancano i Mix-Max e E le le armature? Ci armature. E sono non le puoi armature? fare, per esempio, puoi mettere ogni spirito guerriero a chi vuoi. Si conclude, è più corto di Go Chronostone Fiamma e Tuono, perché qua sfiderete Bailong in luce, in ombra che ce l'ha un mio amico di Milano, ancora lo sapevo Milano, c'ha ombra, e qua al posto di Bailong c'è Tezcat, e qua c'è Xavier, ma in Go e ombra ci sarà Nathan. Vabbè, le immagini credo che saranno le stesse, no, qua c'è Tez. Scusate, la batteria scarica. Qua c'è Tezcat. Ci sarà Tezcat con il suo spirito guerriero. Qua, vabbè, lo stessa. Qua la stessa. Vabbè, Qua la stessa. è molto bello, ma quando se lo finisci non è. Non, È tanto ti, non è bello. più tanto bello, infatti. Perché già ho reclutato tantissimi tranne Bailong, perché ormai mi sono insediato. Ed è fuori pure questo. Andiamo, finiamo per finire Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve. L'abbiamo comprato subito dopo aver Go Luce. Infatti l'abbiamo finito, ci mancava solo il segreto che potevo fare con mio cugino, che aveva sia Bufera di Neve che Tempesta di Fuoco. Però alla fine non siamo riusciti a fare il segreto, perché lui lo doveva ancora finire Tempesta di Fuoco, quando pensavo che l'aveva finito. Gli restava ad abbattere la Prominence. Iniziamo con i giochi. Ma li hai presi tutti? Che ne manca qualcuno. Allora, ne Sì, ho ne presi manca tutti. qualcuno. Prendili tutti. Mamma, fa un bagno, sono quelli! Quelli! Allora, poi c'è Pokémon versione bianca 2. Questo non l'ho ancora finito, ho appena iniziato. Ora non ci gioco perché gioco un altro gioco che è molto più bello. Poi, ecco qua. Iniziamo, anzi, finiamo con Pokémon Ranger 3 Cilindro. L'avevo fatto l'unboxing di un mio video, alla fine vi avevo promesso il gameplay completo, ma per sbaglio ho fatto le prime due parti, però ho eliminato la prima parte per sbaglio, perché ho sbagliato tas al tasto, cioè tasto, vabbè. Ho sbagliato e per sbaglio l'ho tolto e non potevo caricare solo la seconda parte. Allora mi sono detto che un giorno l'avrei rifatto. Poi, ecco qua, quello che ancora non sono riuscito a finire. Mi manca soltanto la saga di Freezer, dove ci sarà Goku. Ecco qua, Dragon Ball Zeta. Z Goku Densetsu. Poi, come ho detto prima, abbiamo Dragon Ball Z Goku Densetsu.
che è un gioco per Nintendo DS, l'ho comprato apposta perché io all'inizio avevo il Nintendo DS, poi abbiamo comprato il 3DS. All'inizio nel DS non mi funzionava, ma adesso mi funziona. E anche sul 3DS. Anche sul 3DS funziona. Questo è il gioco di Dragon Ball che mi ha stupito di più. No, quello era il Battle Warriors. C'è un altro gioco per il Nintendo, si chiama Battle Warriors. Vabbè, ne abbiamo un mare in parte. Perché ci siamo scordati l'R4. Vabbè, l'R4 ve ne dico solo alcuni. Allora, abbiamo Mega Man ZX. Lo stesso che abbiamo fatto presentare. Perfetto. Abbiamo Mega Man ZX. Dragon Ball Z Goku Densetsu. Dragon Ball Z Goku Densetsu, sì, quello, no? Poi, un altro, Animal Crossing. Che fa schifo. No, non fa schifissimo, un po'. Poi abbiamo... Avremo e faremo il gameplay completo di Mega Man ZX Advent. Ah, vi avevo promesso il gameplay completo di Go Strikers. Ebbene sì. Allora, tra un po' dopo Natale, forse dopo Natale, ve lo faremo perché ho avuto un problemino su come scaricarlo. Per sbaglio mi hanno fatto la modifica, ho trovato, bravo, con Strikers, nella modifica con Strikers, e forse ci sarà anche Strikers 2012 Extreme, che purtroppo sono in bianco e nero, però Strikers normale si vede a colori, perché l'ho scaricato male. Allora, poi un altro gioco dell'R4 è Pokémon Perla e Pokémon Platino. Pokémon Nero 2, che non funziona. Platino è di quello vecchio. Stavo parlando di quello che abbiamo ora. Vabbè, allora lasciamo stare. Benissimo, iniziamo con i giochi della PlayStation 3. 3. Che sono... 3. 3, sì, infatti. Scusate se sono un po' pochini, ma... è l'unico che secondo me è decenti. Sono tutti e tre decenti, che a me piacciono tutti e tre. Penserete che sarà un po' banale il primo, ma in realtà sembra brutto per i maschi e per le femmine è bello, ma è bello anche per me perché a me piace scatenarmi. Il problema è che non ci possiamo giocare perché abbiamo una stanza che è piccola quanto la scrivania. Praticamente la scrivania è la stanza. Vabbè, comunque il primo è... Just Dance 2014. Questo è un gioco perché secondo me per voi sarà schifoso. Direte nei commenti sicuramente: ma fa schifo quel gioco, perché non lo butti? Non lo posso buttare, anche perché gioco meno, molto di meno. Perché è di mia cugina. Te me l'ha prestato. Che ha partorito. Ma cosa c'entra adesso? Comunque, questo include il download gratuito Roar, il nuovo successo di Katy Perry. Ah, è uscito Just Dance 2016 per Wii U e Wii. Però noi non ce lo possiamo comprare perché se compriamo, se vai della modifica e mettete un disco originale, si memorizza tutto. È la stessa cosa che ho fatto due volte. Sì, due volte l'abbiamo fatto. Oh my gosh. Ma perché? Vabbè. Non vi dico cosa vuol dire in giapponese gloss. Forse. O in giapponese e in cinese. Comunque. Vabbè, questo è molto bello. Per me. Per voi farà schifo, vabbè. Comunque, a me piace. Ah, e si deve usare il PlayStation Mob, questo. Allora, vi mostrerò anche cosa si deve usare. Non dirmi che abbiamo perso il PlayStation Mob. No, non il Wonderbook. È qua. Non il Wonderbook. Questo è il Wonderbook. Ah, c'è anche inclusa la webcam. Quella webcam. Che uso anche te. Mamma mia, sta schifo di pistola. No, non è successo niente. Ste pistole slug ieri mi sono arrivate in testa. Che è successo? Oggi mi sono arrivate in testa. Vabbè. Comunque il prossimo è A spasso con i dinosauri.
È figo. Per lui. Comunque a me non piace tantissimo. Qua c'è scritto... Qua c'è perché figurato. Questi ti serviranno. Il Wonderbook, ecco il PlayStation Move che non so dove l'ha messo lui. Te l'ho dato. Quello è il Wonderbook. C'è scritto pure qua. Mamma mia. È molto bello. Ci fate domande sui dinosauri ovviamente. Qualche volta mio fratello spara. Si deve usare il Wonderbook. Wonderbook. È un libro. Ecco, questo che era raffigurato qua. Bene, e andiamo col più bello di tutti. Dragon adesso, Ball. Non glielo dire, cacchio. Benissimo, e adesso il più bello di tutti. Aspetta, ho un'idea. Ce lo facciamo vedere in un altro modo, va. Benissimo, ragazzi. Ora ve lo faccio vedere. Ma vi dico che sta stupendo. Tu non ce lo dire. Non è un gioco di Dragon Ball, è un altro, che è sicuramente molto bello. Non è un gioco di Dragon Ball. Un gioco di Dragon Ball, proprio di Dragon Ball così. È un altro. Allora, sì, vabbè, PlayStation 3. È un altro tipo di Dragon Ball. Però non è della storia ufficiale. Dragon Ball Xenoverse! Ciao, no! E ce l'ha! E ciao! Un volazzetto vecchio! Ai, ai, ai! Spaghi! Con questi bersagliani. Figo! Ecco qui! Dun, dun, dun. Mira come sono cacchiuti tutti quanti! Cazzosi! No, fate finta di non averlo sentito. Ora vi ammazzerò! Non è vero. Ragazzi, vi facciamo anche sentire la sigla. Sì. Ehi! Dani. Oh, Dani. Oh, basta, va! Tutto quello è il telecomando. Oh, niente. Eccolo là. Vabbè, questo era Dragon Ball Xenos, non abbiamo fatto tutto. Eccolo qui la custodia. Ovviamente dentro non c'è il gioco, c'è un altro disco. Schifo. Non è schifo. Non l'ho mai visto, sinceramente. Però la PlayStation 1 è di mia cugina. 2, 3. Uno è di mia cugina. I primi giochi che vi ho fatto vedere, tranne Dragon Ball Xenoverse, quando mi ha dato la PlayStation 3 ho supplicato mia mamma di farmi portare con lei a Neuronix, che fortunatamente doveva fare una cosa per la lavatrice. Allora ne ho approfittato, ho portato i miei 50 euro, sono andato. E mio fratello non mi ha detto manco grazie. Ah, cavolo. Ah, è bello che mi stavo facendo la geografia in quel momento. Ride sto Cristo. Vabbè, comunque, per il gioco dei dinosauri, la Wonder Book, c'è, vabbè, a spasso con i dinosauri, è incorporato il Wonder Book. Eccolo qui. Wonder Book. Ma perché ridi ogni frase? Ok. E poi incorporata Dragon Ball Xenoverse ci sarà. Non è veramente così all'inizio. È che lo apro di continuo e lo voglio attaccare alla mia stanza, ovviamente. Che siamo? Ecco qua, ci sarà un foglio. Sì, incredibile. Sì, sì. Strappato. Molto incredibile. L'ho strappato noi. Vabbè. Comunque, spero che i nostri giochi non siano stati troppo banali. Ecco, ho sbagliato a chiudere male. Comunque, speriamo che i nostri giochi non siano banali per voi. Just Dance arriveranno un miliardo di cose. No, non è bello Just Dance, cose così. Comunque, speriamo che il video sia piaciuto. Lasciate mi piace. E... diteci nei commenti cosa fare nei prossimi video, se volete altri video di Dragon Ball Xenoverse.
e viceversa. Comunque, ciao a tutti anche da Dani Mercurio. Ciao! Ciao, ragazzi!